Catastrofe maltempo nell'ovest della Germania, 20 morti, decine di dispersi, crolli, Berlino scioccante, i verdi colpa del cambiamento climatico. Contagi in salita, variante Delta, la Farnesina avverte, andare all'estero comporta dei rischi, 15 studenti positivi bloccati in Grecia. Green Pass, si valuta l'estensione per i luoghi più a rischio, Gelmini, decisione verrà presa in cabina di regia, l'Italia non deve richiudere. Vertenza Whirlpool a Napoli, recapitate lettere di licenziamento, esplode la rabbia dei lavoratori, aeroporto occupato per mezz'ora, tensione con la polizia. L'omicidio di Willy al processo a Frosinone, gli ultimi istanti di vita del giovane, ho visto colpirlo con un calcio al petto, dichiara un testimone. Sharon Stone a Cannes, protagonista in passerella e poi domani madrina del tradizionale gala di beneficenza. In concorso il film France, coprodotto da Rai Cinema con Lei Seydoux, giornalista in carriera. Buongiorno dalle TG1. Eventi meteorologici estremi sempre più frequenti anche in Europa. Sono ore drammatiche nella parte occidentale della Germania, colpita da un'eccezionale ondata di maltempo. Finora almeno 20 morti, decine di dispersi in seguito agli allagamenti provocati dalle forti piogge, 200.000 persone senza elettricità, mentre i fiumi si ingrossano e diventano osservati speciali. La corrispondente Barbara Gruden.